I bambini imparano giocando. La scelta dei giocattoli è divertente per i genitori e ancora di più per i bambini. Ma per essere sicuri che i vostri figli possano giocare in sicurezza, tieni a mente i seguenti consigli sulla sicurezza dei giocattoli. Sapere da chi si acquista. Cercate marchi con una buona reputazione. Se c'è un problema potete tornare dal commerciante e se acquistate online sapete chi è il venditore? Spesso si tratta di terze parti, non del sito stesso. Se un'offerta sembra troppo bella per essere vera, di solito lo è. Se il prezzo è molto più basso del solito, fate attenzione. Il giocattolo potrebbe essere contraffatto, di scarsa qualità e non sicuro. Fate molta attenzione quando ci sono batterie e magneti. Le batterie e i magneti di oggi sono spesso minuscoli, ma molto potenti. Queste piccole parti non dovrebbero mai uscire da un giocattolo. Presentano un rischio di soffocamento e possono essere molto pericolosi se ingeriti. Rispettare le raccomandazioni sull'età. Le raccomandazioni sull'età sono più di un suggerimento. Si basano sulle capacità e sui livelli di abilità del bambino. Non date giocattoli per bambini di età superiore ai 3 anni a bambini più piccoli, perché può essere pericoloso. Rimuovere tutte le confezioni dei giocattoli. Dopo l'acquisto di un giocattolo, smaltite correttamente tutte le confezioni perché possono rappresentare un rischio, soprattutto per i bambini più piccoli. Seguire le istruzioni. Seguite le istruzioni quando montate il giocattolo del vostro bambino e conservate le informazioni fornite con il giocattolo. Non lasciate i giocattoli in luoghi dove potrebbero causare incidenti. La sicurezza del bambino è uno dei motivi per cui i bambini devono mettere via i loro giocattoli dopo aver giocato. Assicuratevi che i bambini indossino dispositivi di protezione adeguati, caschi e altre attrezzature di sicurezza quando necessario. Ricordate che la sicurezza è sempre al primo posto. Tenete d'occhio i bambini mentre giocano e controllate regolarmente che i giocattoli non siano rotti o usurati per evitare lesioni. Se notate un problema di sicurezza, informate il produttore o il venditore. We'll be right back.